È vero, io ho sempre spronato Lulu, le ho sempre detto anche quando Manu era andato via e lei voleva andare via con lui, ho detto no Lulu, ti prego rimani perché secondo me tu puoi vincere. E non mi mettevo mai nel dire arriviamo in, cioè non mi vedevo io in finale, io mi vedevo già che ero andata a casa il 14 febbraio. Sì. Quando piano piano ho iniziato, oltre a sostenere Lulu, a sostenere anche me, e ho visto che a Lulu un po', non è che le dava fastidio, però lo vedevo che No, dice ma sì quando perché. mai che ogni volta che facevano le nomination io dentro di me speravo, ovviamente non è che potevo Sì, andare ma. da Tizio Caio Però Sempronio a rispetto. dirgli ah non nominare mia sorella, ma speravo che tu non venissi nominata, non è che Ok, sono però una persona posso. cattiva che dentro di me dico ah speriamo che Jessica se ne passi, mia sorella l'ho detto mille volte che spero Ok. di arrivare fino alla fine con te perché ho iniziato con te, purtroppo insieme a Clarissa non l'abbiamo potuto fare perché non è qui, è andata via ormai a fine novembre, quindi dato che ho iniziato con le mie sorelle ci terrei un po' Però, ad scusa affinire Lulu, questo lascia percorso con te. che Jessie abbia modo di concludere il Sì. suo pensiero. Grazie. Certo. Quindi? Quindi stavo dicendo che io sarei contentissima, anzi sono più contenta se vince lei rispetto a se dovessi vincere io. Glielo ho sempre detto. E invece a volte percepisco che se invece dovessi vincere, poi non si, magari non vince nessuna di noi due, però se Certo. dovessi vincere io rispetto a lei, lei ci Ci rimarrebbe male rimarrebbe perché male. la vedo che comunque si è impegnata tanto nel cercare anche di mostrare qualcosa agli altri e a se stessa che ci può Allora, fare Lulu, tutto quello sii che vuole. sincera, Jessica ha ragione. Se vincesse Jessica, il Grande Fratello, ti dispiacerebbe? Ma non è che mi butto dalla finestra, insomma, se vince lei.